ragazzi, mi trovo sopra Corralego, dove già vi ho fatto vedere le villette che erano in costruzione, finite. Spettacolo. Sono tutte finite. E ci abitano pure. Non so se ci sono in vendita qualcuna, però poi scelgo un po', faccio vedere ancora. Però guardate che spettacolo che bello là sopra, che bello. Bellissima quella là, che ancora non è finita, metà sì, oppure stanno costruendo di fianco qualcosa, però questo non ho capito cos'è, perché mi sembra qualche boom, vorrei che sia qualche gennaio, non penso. Stanno facendo un'altra casa, stanno costruendo qua sopra, e proprio dalla parte di sopra di Corralego sta venendo un paesino pure qua, piano piano ci sta. Però c'è il nome qua, non mi ricordo come si chiama sto posto. Ce n'è un 100 case, penso che ci sono qui sopra. Quelle sono in costruzione. Guardate che bella questa qua. Sono altri due là sopra, già due, tre, quattro mi sembra che sono, che stanno finendo. Là è Corralego, guardate che panorama che c'è qua sopra, che si vede là sotto, vedete? Sono in fase di costruzione, praticamente chi ha comprato piano piano si costruisce la casa, sicuramente. C'è un po' di casette, eh? L'ultima volta mi sembra che sono venuto 3-4 mesi fa con Giancarlo. E quindi sta crescendo sto posto, sta crescendo mucho. Posso dire che qua nel giro di 10 anni crescerà molto Corralego e l'isola, in particolare Corralego e Cotiglio pure sta crescendo. Vedete che ci lavoro, bellissima sta casetta. È finita però, è abbastanza. Qua sta nella pace di Dio, veramente. Bisogna vedere uno cosa vuole dalla vita, perché venire qua non è facile, nel senso, perché qui o la ami o la odi. Se la odi te ne devi andare subito, se la ami stai bene, fidatevi di me. Però
bisogna provare, uno viene qua, prova, un mesetto, due mesi e poi decide cosa vuole fare, se trasferirsi o no. Adesso faccio vedere l'ultima villa proprietà privata, guardate che enorme sta cosa. Spettacolare. Qua c'è la bottiglia, la buttate secondo me mezzo una roccia la casa. Un milione di euro, no, secondo me sì. Pazzesco. Guardate quanto è grande sta proprietà. È uno spettacolo, sta villa, sta proprietà privata, quello che l'è. Qua c'è l'entrata che si entra. Una goduria. Adesso ve la faccio vedere davanti. Penso una roccia sta casa. Sta villa, ripeto. Adesso vi ho portato, faccio l'ultimo pezzetto, avevo chiuso prima però sono dentro un vulcano, il cratere c'è là, guardate la gente là sotto. Questo è un vulcano ragazzi, spento, speriamo che stia spento per sempre. Bueno, era l'ultimo pezzetto che volevo fare. Che sono qua nelle montagne. Vamos, ciao ragazzi, è stato bello.